Bentornati su Super Mario 3 World. È da un po' che manca questa serie. Ma su, andiamo avanti. In quello dobbiamo fare veramente un fest. Sì, poi dopo questo qui è il caso. E ah, qui c'è lungo, quindi questi livelli, ecco. Non per terra. No. C'è la chiave. Quanto è bello quando succedono queste cose. Benvenuti in questo nuovo episodio. Purtroppo in questo episodio oggi mi aspettavo di registrare il mondo 4. Invece no. Mi ritrovo ad affrontare il mondo 3. Che bello. Coniglio, vieni qui. E qui che fortuna. Abbiamo proprio il personaggio giusto. E morti. Io devo imparare a non andare di corsa, perché se no muoio. Anche se c'è il tempo che scorre. Per fortuna che abbiamo sti orologi. Meno male che sono riuscito a fare quel salto. E che Peach sa planare. Cioè sa volare, diciamo. No, non è proprio volare, ma... Seconda stella di oggi, almeno credo, Non è che si capisce, aspetta. Non ne ho idea. Avrò preso tutte le stelle. Aspetta, mi ricordo che ce n'era una all'inizio, tipo una stronzissima, tipo. Aspetta... Eccola. Adesso le abbiamo prese tutte. Perfetto. Un orologio! Datemi un orologio e... Vaffanculo. Adesso in questo episodio sarà molto più complicato capire quale stella è quale tra quelle tre. Vabbè. Primo livello completato. Ce la fa rivedere l'animazione? No, vabbè, abbiamo ottenuto un timbro. Di cui non mi ricordo qual è, ma vabbè. E abbiamo Kamek da battere. Fuck. Si vede che il karma mi ha preceduto. Perfetto. Oggi abbiamo l'introduzione delle stelle d'argento. Anzi, le stelle trasparenti in realtà. Prossimo livello. E anche qui ho preso tutte. Mi ricordo che qui... No, non è questo il livello dove ho passato ore per cercare le stelle verdi. Non mi interessa il tizio delle monete, di cui non mi ricordo il nome. Rimani lì, è lì che devi stare. Livello subacqueo. Aspetta, qui sopra c'è qualcosa che sembra... There is something... nothing. Non c'è nulla. Proprio quello che avevo di bisogno, eh? Proprio quello, eh? Non una stella d'argento. Penso che salvi in automatico, quindi anche se mi accorgo del video che è andata a puttane, penso che sia troppo tardi lo stesso, credo, eh. Se no mi dovrei rifare tutto il gioco da capo, e non vorrei proprio. È successo qualche volta. E non vorrei tornare indietro nel tempo. Qui sopra c'è una stella verde e non so se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, non si sa. Dovrebbero mettere che brilla, ma invece no. Aspetta. Ok. Diciamo che è un po'... Io che non le conosco. Bello. Un po' di monete. Io che pensavo che lì c'era il team. Grazie arbitro per non avermi dato tempo, perché non so esattamente quale stelle verdi devo prendere. Oh, anche se diciamo addio alla ghianda, alla campanella, non alla ghianda. Non siamo in Mario Bros. Ci arriveremo però. Io andrò avanti,
Se mai vedete un gameplay di qualcun altro, così perdo iscritti, sicuramente. E qui sopra abbiamo il team, perfetto. E perfetto. Spariamo all'infinito. Aspetta. Stella verde? Stella verde! Penso che sia la seconda, terza, 50 cannone, monete, non lo so, tempo. Se magari non facesse tutto sto casino, sto cannone, sarebbe meglio. Grazie che spara in automatico, che non devo stare sempre a premere il pulsante, però... E mi sa che sicuramente una stella verde l'ho missata. E pazienza, l'ho già preso, non me ne frega niente, andate a vedere da qualche altra parte. Osservate che youtuber di merda che sono. Oh no, è questo il livello dove ci ho passato le ore per prendere delle cazzo di stelle verdi, di cui adesso le ho prese tutte e nemmeno mi ricordo. Allora, mi ricordo che c'è una stella verde in cui bisogna buttarsi da una parte, quindi credo che sia quella più difficile, ecco. Grazie per il one up, anche se sarà inutile perché muoio 3 milioni di volte. Forse la foglia mi era utile per allargare il mio potere di planare, no, di fluttuare, di rallentare la caduta. Non ne ho idea di dove siano le stelle verdi. E niente, blocchi blu-rossi. Qui ci sono palesemente dei blocchi nascosti. E stella, stella stellina stellosa. Speriamo che anche questo video non vada a puttane, sennò è un bel problema. Chi ce lo va a chiamare da lì? E mi tocca tutto. Jump! Dovrei portarla una let's play su... Dovrei portarla una let's play su Mario 3D Land. Dovrei soltanto risolvere come registrare al meglio il 3DS. Vorrei riportare anche i vari giochi del 3DS, tra cui Luigi's Mansion, e riportarlo un po' meglio. Però... Ma vabbè. Misteriosa stella verde, presa. Non so se è la prima o la seconda, ma penso che sia la prima. Almeno credo. Il problema è quale tra queste iniziano le morti davanti, dai. Allora, mi ricordo che mi dovevo buttare tipo... No, non qui, è lì che mi devo buttare. Guarda, prima o poi mi stuferò di prendere queste dannatissime monete rosse. Non è qui, ma è qui. Ah no, aspetta, non mi dovevo buttare, è vero, non mi dovevo buttare. Cioè, sono morto un paio di volte, ma è servito. Dovevo fare così. Non male che non c'era una caduta. Dov'è? Ah, è qui proprio in fondo. Penso che questa qui era la seconda. Non dovevo tornare. Eccola lì la terza. Oddio! Joy-Con di merda. Che salta quando gli pare. Aspetta, non mi ricordo dopo. Peach, non sei atleta come Mario, oddio. Non farlo mai più, per favore. Bisogna tipo prendere una via particolare, tipo. Da cui non mi ricordo. Oddio! Meno male, ci ho indovinato. Ho indovinato qual è quell'altra, ecco. Qual è la prima e qual è la seconda e qual è la terza, ecco. Timbro, oddio! Dove cavolo devo andare? Credo di aver capito. Di qua, dove c'è? La fine di questo livello. Perfetto! Qui abbiamo, vabbè, la casa fungo, una importanza. E adesso, ah sì, bisogna fare un livello bellissimo.
bellissimo quanto brutto. C'è qualcosa qui? Oh, che cavolo? Che si allunghi l'episodio? Cioè andiamo più tardi, va. Non so se è stato tipo un segno divino questo video per prendere le stelle verdi che ho mancato, oppure tipo è stata una sfortuna, ecco. Vabbè. Il problema è che non lo so dov'è. Aspetta, mi sembra che era tipo a un salto, mi sembra. Sì, mi ricordo che tipo era un salto che non riuscivo a fare, oddio. Ah, ok, li uccido, ok, non c'era nessun problema. Aspetta. Ah, no, il timbro, vero? Sì, il timbro. E mi sono dimenticato di prendere le altre stelle verdi, cazzo. E vabbè. Ah, ah no, no, l'avevo già presa questa. Vabbè, una stella verde è lassù. Aspetta a voi andarla a prendere. Quanto sono stronzo. Il problema è la seconda, perché quella lì era la terza. E guarda un po', neanche adesso ho preso la seconda, ma questa volta proprio... Niente, sono andato avanti proprio fregandomi. Che bella la vita, Peach? Mi immaginavo chissà che altri livelli, invece no. Credo che nel mondo 4 c'è quella specie di tubo che porta a altri livelli, ecco. Vabbè. Ora è il momento. È il momento di andare a battere Bowser. Ah no, era Boom Boom. È una stella verde lì. Basta che andate lì prima di me. Avete fatto i mostri che so si sgorbi, aiuto, morite. La seconda stella verde è qui, credo di ricordare la terza e credo di ricordare dov'è il timbro, credo che sia quello lì alla fine, ecco. Quindi ho confuso la stella verde con il coso. Tremerete alla principessa, alla dittatrice, morite. Ok, sto mostrando il lato scuro di Peach. Ah, no! 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 Non pensavo che sarebbe successo, no! No! Cazzo! Aspetta, che la stella... No! No! Cazzo! Quindi la parte dove c'era il cannone era nell'altro livello, quello lì dove... Vabbè. Ho sbagliato! Che ci posso fare? Senti un po', potrei chiamarti pure come ti pare, Buma Buma, Ninja, Shinobi, ma stavolta non mi freghi. E niente, complete. E un'altra fatina è stata liberata, che in realtà è stata liberata e niente. Eccola lì, già tutta libera, ecco. Perfetto, finito. Lo sappiamo tutti come abbiamo finito, vero? E niente, c'è anche un boss extra nel mondo 3. E credo che ci sarà pure nel mondo 6. C'è un power up? Magari Mario Gatto, che è l'elemento principale di questo qui, no? Ma penso che ce lo danno, sì. E si va, penso che questo sia un circo. Sì, è un circo. È il circo di sua sibillanza. Siamo scomparsi, ma vabbè. Eccolo. Eccolo, Mario Gatto. Mario Gatto, cioè Peach Gatto, datemi Peach Gatto. No! Muore. Posso rimanere lì tipo... Ah no, sprofondo. Pensavo di fare il cittone come so sempre fare. Purtroppo qui non si citta. Nintendo ci ha pensato bene. Come i boss di Mario Galaxy. E niente, mondo finito. No, no, io mi immaginavo tipo che tipo rimbalzavo e andavo oltre, mamma mia. La cosa più terribile del mondo. E dico più perché è sbagliato, non dovrebbe andare così. Per uno come me non dovrebbe succedere, ma vabbè.
E adesso ufficialmente ci possiamo lasciare al prossimo episodio, in cui affronteremo veramente il mondo 4, sperando che non dovrò rifare di nuovo questo video, ma penso di no. Quello che avete visto all'inizio era solo una parte, più avanti diventava pure incomprensibile proprio. Credo che Mr. Epic mi avrebbe odiato se avrei caricato quello. E niente, si attiva questo tubo che ci porta al mondo 4. Sarebbe una specie di mesa. Nel prossimo episodio faremo Covo dei Formichi, livello anche questo difficile. E questo tubo dove va? Ah ok, la visione. La visione del mondo che faremo. Direi di salutarci. Ciao a tutti!